ringraziamento di rito, ma non soltanto di rito, ma sentito innanzitutto per il sindaco di Mendrisio, dottor Croci, per quello che ha detto, gli sono molto grato. E un ringraziamento anche al dottor Torno e al presidente dell'associazione Luzzi. E con Luzzi ci siamo incontrati una volta a Parigi, è una persona di grande simpatia. Mi fece molto di piacere quando un altro politico l'ho fatto male. E quindi mi compiaccio con l'associazione per le iniziative che sta prendendo. E l'amico Torno, perché si tratta di amicizia qui, l'amico Torno mi domanda qualche cosa di difficile. È vero che il sindaco e il dottor Torno sono stati molto lusinghieri nei miei riguardi, spero di non deludere. Anzi, deluderò senz'altro, ma spero di non deludere troppo. Il titolo, dunque, di questo libro, Il mio ricordo degli eterni. Pienarlo vorrebbe dire comprendere quello che sto dicendo da decenni. Quindi provo a spiluccare qualcosa del titolo, incominciando a complicare la domanda che l'amico Torno mi rivolge, cioè sul significato del titolo, e prendendo in considerazione il termine ricordo. Oggi noi sappiamo le difficoltà del ricordare, c'era anche oggi sul Corriere un articolo della decadenza del ricordare in relazione ai nostri rapporti con il computer. Più ci serviamo del computer, meno sappiamo ricordare. Quindi sappiamo molto bene le difficoltà del ricordare. Però è quello che viene lasciato completamente tra parentesi è che cosa significa ricordare. Allora io risponderò al dottor Torno, in qualche modo complicando la sua domanda, cioè dicendo le difficoltà che ci sono quando noi ci sforziamo di prendere in considerazione il significato del ricordo, non le difficoltà che incontriamo ricordando, non le mnemotecniche, non cose di questo genere, ma che cosa significhi ricordare. E c'è subito una difficoltà dovuta al fatto che ognuno di noi ha dei ricordi, presumibilmente, e quello che ha davanti non è un passato. Noi diciamo che ricordiamo il passato, ma quello che ci sta davanti nel ricordo non è un passato. È lì, davanti nel ricordo, e cioè è presente quello che ognuno di noi in questo momento ricorda, poniamo, della nostra giornata di ieri, è presente come presente questa sala, bella, come è presente questo tavolo, e così sono presenti i ricordi. E allora se noi ricordiamo il passato e i ricordi sono qui presenti, che cosa ricordiamo? Non certo ciò che è presente. Ciò che è presente sta lì davanti e non è passato. E d'altra parte noi diciamo che il ricordo si rivolge a ciò che non c'è più. E allora questa è una prima difficoltà. Si potrà rispondere, ma sì, i ricordi stanno qui davanti, però sono indici, segni che indicano il nostro passato. Si parli che una vita senza ricordi non è una vita umana, quindi ha ragione il dottor Torno a parlare della pregnanza esistenziale del filosofare, perché se ognuno di noi rinunciasse al proprio ricordare non sarebbe più uomo, non sarebbe più quello che è. Ecco, una prima difficoltà può essere quella che ho accennato prima, può essere, si crede di poter risolvere dicendo sì, i ricordi stanno qui davanti, però sono indici, segni di ciò che non c'è più.
questo tentativo di risposta complica ancora di più il problema. Perché cosa intendiamo dire con le persone non c'è più? Leopardi dice, ah, in passato segno, dice a Silvia, che è morta. Non c'è più. E se Leopardi dovesse commentare questo non c'è più, direbbe, ma non solo lui, ma tutta la nostra cultura direbbe, è diventata niente. Restano, ma forse le sue ossa, forse il suo cadavere o qualche cosa del genere, ma la specificità di Silvia è diventata niente. E allora ripercorriamo il tragitto che abbiamo compiuto. Il ricordo è presente, ma si ricorda il passato, e il passato è ciò che non c'è più, è ciò che è diventato niente. E allora ecco la complicazione ulteriore: se ciò che ricordiamo è niente, noi non ricordiamo niente. E allora che cos'è il ricordo? Qui il suggerimento, che forse mi fa accostare un poco la seconda parola del titolo, il mio ricordo degli eterni, il suggerimento immediato è quello che dice, se ricordi, allora non puoi ricordare ciò che è diventato niente, ma devi ricordare qualche cosa che è. Poi con un giro di concetti che in questa prima risposta non è il caso di introdurre, si potrà fare un passo innanzi e dire, ecco, ci può essere ricordo solo se si ricorda qualche cosa che non può diventare niente. E ciò che non può diventare niente è l'eterno. Ho complicato la domanda dell'amico Torno, ma volevo dire che si tratta di pensare questi temi che ci riguardano in prima persona. E innanzitutto il tema dell'eterno, che penso che avremo occasione di parlare dopo, va inteso in un senso diverso da quello che nella nostra cultura si intende quando si dice Dio è eterno, o esistono gli eterni, o l'anima è un qualche cosa di immutabile, di imperituro rispetto al corpo, no? Questi significati appartengono alla follia che circonda la nostra civiltà, ma non voglio andare troppo oltre e quindi penso di aver consumato i miei minuti di risposta. No, ma io, al di là di questa domanda, quindi il gesto, la figura, la presenza che lei ha evocato, guardando le pagine del libro ci sono anche molti momenti in cui i ricordi si affacciano e anche il lettore li vede. Ci sono dei ricordi di gioventù del professore, la casa in montagna, la nonna. Ci sono dei ricordi anche legati alla moglie, Esterina, che tra l'altro venne a mancare mentre quelle pagine venivano scritte o stavano per essere scritte. Diciamo che la scomparsa di Esterina precede un po' quelle pagine. Io vorrei aprire una parentesi perché ebbe la fortuna di conoscere la moglie del professore e anche di parlarci qualche volta. Era una persona eccezionale perché si laureò con Vittor Pisani e sapeva tradurre visivamente una pagina greco-latina. Cioè, ci sono dei traduttori, non so come chi vi sta parlando, che possono guardare una pagina, poi tentano di capire qual è il senso della frase e ovviamente arrivano a una soluzione, magari dopo un po' di tempo, magari con l'aiuto di un dizionario. Ci sono altre persone che guardano una pagina e immediatamente capiscono cosa c'è scritto e se c'è un errore. Ecco, Esterina era una di queste, cioè guardava una pagina latino-greca e diceva accidenti, qui c'è un errore, comunque il senso, cioè immediatamente a colpo d'occhio. E la cosa mi ha sempre fatto impressione anche questa figura che accompagnava, che ha accompagnato il professore, che è stata una figura meravigliosa. E tra l'altro, seguendo la vita del professore, e qui entriamo un po' nei suoi eterni, Esterina proprio cominciò purtroppo a manifestare le preoccupazioni della sua malattia dopo il suo
viaggio a Cuba. Il professore venne invitato a Cuba da Fidel Castro e dai suoi successori per tenere una serie di conferenze nell'università proprio sulla crisi del capitalismo. E mi ricordo che dopo quel viaggio cominciarono una serie di problemi. Io volevo soltanto aprire questa parentesi e ricordarmi di Estherina. Se lei volesse aggiungere qualcosa, professore, proprio per dire quanto era eccezionale sua moglie e quanto in fondo le è stata vicino anche nella costruzione del suo pensiero, poi riprendiamo il discorso, ma brevemente proprio, io direi che glielo dobbiamo. Sì, loro capiscono che per me non è il caso di soffermarmi su questo tema, però sono grato a Amico Tono per aver ricordato mia moglie, e che è un eterno. Quindi quando il dottor Tonno diceva la gioventù, l'infanzia, cioè quei temi concreti che sono presenti in questa mia autobiografia, sono quelli gli eterni. E quando ognuno di noi parla della propria infanzia, della propria gioventù, parla dei propri eterni. Questo discorso, posso aggiungere un piccolo codicino, che però ci introduce al fondo del tema, se lo potremo intravedere. Questo discorso, quando viene fuori presso qualcuno che non lo conosce, suscita o incredulità, o insoddisfazione, antipatia. In questi casi richiamo una circostanza estrinseca, ma che però può rassicurare l'ascoltatore sospettoso. La circostanza estrinseca è questa. Il filosofo Karl Popper discuteva con Einstein, quando Einstein era ancora vivo, e lo chiamava Parmenide. E Parmenide afferma che l'essere è eterno, e Einstein si lasciava chiamare Parmenide. E Popper disse ad Einstein, ad un certo momento dei suoi incontri, che la posizione della teoria generale della relatività poteva essere espressa in termini accessibili a chiunque, dicendo che il passato e il futuro non sono più reali del presente, cioè sono altrettanto reali del presente. Cioè il futuro non è qualcosa che non è ancora, che ancora è niente. Il passato non è qualcosa che ormai non è più, cioè che ormai è niente. Ma la totalità del cosiddetto tempo, la totalità delle estasi, si dicono la totalità delle estasi del tempo, passato, presente e futuro, stanno. Un discepolo, un grande discepolo di Gilbert, diceva: il mondo non accade, il mondo è. E quando Einstein si lasciava chiamare Parmenide, si lasciava dire: dunque, tutto è eterno, cioè ogni stato del mondo è eterno. Solo che, ecco, in filosofia ciò che conta non sono le tesi, perché inevitabilmente quello che sto dicendo e dirò dopo risulta insoddisfacente, ma perché l'uomo religioso non deve far altro che credere. Ecco, Cristo è figlio di Dio, o credi o non credi, ma per credere non si richiede un'argomentazione, è immediato quando c'è l'assenso. L'uomo di scienza ha dalla propria parte il vantaggio che anche se parla non si fa capire, non si è d'accordo su quello che dice, e l'uomo di scienza può dire: sta attento perché io ti sto cambiando il mondo, io sono capace di cambiare il mondo. E la filosofia non ha né l'una né l'altra prerogativa, cioè non ha né la semplicità dell'atto di fede,
né la capacità trasformatrice del mondo che è propria della tecnoscienza. E la filosofia è tale solo in quanto giustifica quello che afferma, di modo che le giustificazioni non sono cose semplici, bisogna capire che cosa sono le giustificazioni. Ma siccome in un rapporto come quello che instauriamo noi questa sera le giustificazioni resteranno sullo sfondo, ecco, di qui l'inevitabilità che si resti insoddisfatti di tesi come tutto eterno. Beh, si fa presto a dirlo, ma innanzitutto capirne il significato e poi vederne il fondamento. Quando la teoria, ho finito subito, quando la teoria della relatività dice, si lascia dire, ecco, per te tutto è eterno, la teoria della relatività si fonda su una logica, quella della scienza, che è una logica ipotetica. Oggi la scienza dice, io non affermo verità assolute. E invece la logica che dice il mio ricordo degli eterni, e se vogliamo chiamarla logica, ma mettendola molto tra virgolette, la logica non è la logica della scienza, non è l'arbitrarietà del discorso poetico-mitico, è qualcosa che i greci hanno cominciato a intravedere quando hanno cominciato a parlare di verità. Ecco, se non si capisce che cos'è la verità intesa come la stabilità assoluta del sapere, allora tutto quello che si dice in filosofia lascia tempo che trova. Bene, grazie professore. Io passerei all'altro testo che lei ha pubblicato lo scorso anno. C'è una pubblicazione, diciamo così, una serie di libri che il professore hanno un carattere divulgativo, che escono da Rizzoli, e l'autobiografia faceva parte di questi. Poi molte volte raccoglie dei saggi che scrive su riviste o su giornali, sul giornale del pubblico, giornale Corriere della Sera, ma molte volte su riviste che in qualche modo sono, diciamo così, state scritte per la divulgazione, questi contributi. C'è poi una serie di libri, di saggi, di opere del professore che escono nella collana di filosofia di Adelphi, e quelli sono, diciamo così, contributi teoretici forti che sta scrivendo appunto da decenni. L'ultimo di questi si chiamava La morte e la terra, è appunto uscito l'anno scorso. Ecco, professore, che significato ha un titolo di questo genere? Perché La morte e la terra? Ecco quello che dicevo un momento fa a proposito della difficoltà del colloquio filosofico, si riferisce soprattutto a questo libro, nella cui preparazione dico, avendo la sfortuna di non cambiare parere col passare degli anni, è chiaro che devo presupporre nel lettore la conoscenza di ciò che precede il libro che attualmente propongo. E quindi la lettura di questi libri si fa sempre più difficile e richiede da parte del lettore un'attenzione sempre più alta. E indubbiamente, quindi, rispondere alla, che vorrei quasi chiamare provocazione dell'amico Torno, mi induce a fare molti passi indietro, La morte e la terra. Bisognerebbe innanzitutto capire che cos'è l'uomo, che cos'è l'uomo. Che cos'è l'uomo al di là del modo dominante in cui oggi si intende l'essere uomo. Ovunque, cioè sia da parte delle grandi religioni, soprattutto quelle monoteistiche, sia da parte del cosiddetto laicismo, parlo del laicismo alto, non di chi dice Dio non c'è, che è capace anche un bambino a dire Dio non c'è, no, parlo del laicismo alto, cioè tutta la cultura filosofica moderna. Ebbene, sia da una parte sia dall'altra, l'uomo è inteso come, e Pindaro direbbe, ombra d'un sogno. Quella cosa caduca che nasce, muore, effimera, appunto da parte, dice di Silvia, passata al cielo.
contingente, storica, temporale. E tutti noi siamo convinti di essere questo. Una espressione che a costo, se ci fosse più qualcuno che abbia sentito quello che dico, chiedo pure per la mia credizione, ma un'espressione che a me piace molto è, anche questa buttata lì così sembra un povero mito, però l'espressione dice: noi siamo dei re che credono di essere dei mendicanti. Cioè credono di essere appunto quel povera cosa caduca che chi crede che sia stata creata da un Dio. Chi non crede, crede che questa povera cosa caduca insieme al mondo spunti fuori da niente, perché questo è il significato anche del Big Bang nella cosmologia scientifica, sia sbucato fuori dal niente con la contingenza radicale che compete a ciò che è stato niente. E sentiamo ancora un momento la scienza con l'accumularsi del fenomeno entropico, cioè l'eliminazione progressiva del dislivello termico dei luoghi dell'universo, sarà destinata a sua volta a diventare niente. Quindi sia la scienza, sia la religione, le religioni monoteistiche, sia la cultura laica, ma cultura altamente laica, e risaliamo su Sufi nei greci, l'uomo è inteso come ciò appunto che passa, i greci dicono ec tu neontos eis to om, dal non essere all'essere. E quando Platone è invitato a dire come significa non essere, Platone, per esempio nel Parmenide, dice che non essere è nulla. Allora noi cresciamo all'interno di questa forma di convinzione che ci proviene anche dalle culture più ottimistiche della nostra civiltà. Perché penso che tra di loro ci saranno molti credenti. E il credente potrebbe dire, ma più ottimismo del cristianesimo che cosa ci può essere? Addirittura Dio sacrifica il proprio figlio perché incarnandosi consente all'uomo di uscire dal giogo del peccato e possa accedere alla vita eterna. Più ottimista di quelli siamo se ci comportiamo secondo una eupraxia, cioè una buona vita, e allora abbiamo la felicità eterna. Non è questa una delle forme più grandiose di ottimismo? No! Perché il tutto incomincia con quell'atto creativo per il quale questo Dio dice a se stesso: ecco, l'uomo e il mondo sono niente, di per sé sono niente, io li faccio essere. Allora di per sé l'uomo è niente, io lo introduco nell'esistenza, lo faccio essere. E qui non vorrei urtare la suscettibilità di nessuno, ma quando noi parliamo di omicidio, perché crediamo che l'omicidio sia qualcosa di estremamente grave? Ma perché l'omicidio riduce a niente l'ucciso. È diverso l'omicidio compiuto quando ancora non si capisce che cosa significhi niente, cioè prima dei greci. E quando invece morire significa andare nel niente, e allora l'omicidio acquista una gravità che in tutte le civiltà pre-greche, cioè pre-filosofiche, non possedeva.
portare la suscettibilità di nessuno dicendo che se la radice dell'omicidio è il ridurre a niente ciò che viene ucciso, l'uomo che viene ucciso, allora la radice di questa radice è pensare che l'uomo di per sé stesso sia niente. Tu sei niente e quindi hai la vocazione ad essere vittima di una uccisione. C'è un passo del Vangelo dove Gesù dice: Satana è omicida, è l'omicida. Ma se l'omicidio è il concepire come niente, quel concepire come niente l'uomo, in modo tale che l'atto omicida è la conferma di questa nullità originaria dell'uomo, e allora, e chiedo ancora scusa per le sensibilità che sono orientate diversamente, ma allora non dobbiamo forse dire che l'atto creativo di un Dio, la creazione, che presuppone la nullità dell'uomo e di tutte le creature, non è proprio la creazione l'atto violento, omicida originario. Sentiamo la cosa come problema, già espresso così, è un problema. E l'ottimismo di cui parlavamo prima, per cui quando noi ci chiediamo l'uomo è una povera cosa, ci diciamo l'uomo è una povera cosa, contingente, caduco, effimero, eccetera. E questo ottimismo è cancellato da una prospettiva creazionistica, ma anche da una prospettiva atea. Anche l'ateo che concepisce l'uomo come non avete bisogno di un Dio, perché ci pensiamo noi, caso e necessità, ma che ci sia il mondo è un caso, che sia fatto così dopo la casualità dell'esserci è una necessità, ma è una necessità che si appoggia al caso che esista qualcosa piuttosto che non esista. Intendo dire che la nostra cultura anche più ottimistica e ci inocula quel veleno per il quale noi, essendo dei re, e cioè non caduchi, non finiti, ci crediamo invece dei mendicanti. Ed è chiaro che a questo punto chi ascolta dovrebbe battere il pugno sul tavolo e dire: ma che cosa ci stai dicendo? Non vediamo la gente morire quanto e quanti? E che cos'è questo morire? Ma io ho detto non che non ci sia affatto il mendicante, ma che c'è la fede di essere mendicanti, e quindi all'interno di questa fede il mendicante c'è. E noi ci chiudiamo in questa fede, dove noi appariamo come un mendicare l'esistenza, mendichiamo l'esistenza, laddove noi abbiamo diritto, siamo il diritto dell'esistere. L'amico Tonno mi chiedeva dopo la morte e la terra, per rispondere al significato di questo titolo. Bisognerebbe incominciare ad approfondire il senso dell'uomo, che cosa significa essere uomo. Abbiamo incominciato a mettere in questione, seppure in quel modo mitico che è dovuto all'assenza di giustificazioni, abbiamo incominciato a mettere in questione il modo in cui per lo più l'uomo è inteso. Voglio aggiungere solo un codicillo a quello che ho detto, sapendo di non ottemperare le regole di un buono scambio, ma si pensi per esempio a quello che dice la scienza della mente umana. La mente, secondo
poniamo la teoria evoluzionistica, è il risultato di un'evoluzione che vede il mondo privo dell'uomo, e poi a un certo momento compare la mente. Eppure questa mente è quella che ha presente il Big Bang, l'inizio dell'evoluzione, quel nulla che dovrebbe precedere il Big Bang, quel nulla che dovrebbe seguire il crunch. Questa mente è l'opposto di un punto nel tempo. Questa mente include il tempo. E allora, questa volta ho chiuso, la morte non dovrà essere qualcosa di incluso in questa apertura luminosa che è la mente, che, come ho detto, include il tempo. Includendo il tempo, non include quella morte che constatiamo, cioè l'agonia di quanti uomini, facciamo l'esperienza ogni giorno, che cos'è l'uomo? Lei, professore, ha toccato alcuni punti che la riportano anche a un fatto che la riguarda un po' personalmente, poi magari vedremo di approfondire, però penso che molti si chiederanno cosa sia successo all'inizio degli anni 70, quando lei lasciò la Cattolica, l'Università Cattolica, dove diventò professore ordinario prestissimo, giovanissimo, dove, stimato da padre Gemelli, allievo di Contadini, persona seguitissima, gli studenti manifestarono quando lei lasciò la Cattolica e andò a Ca' Foscari, e ci fu un contrasto con la Chiesa Cattolica. Possiamo ripercorrere un momento quei fatti, ma proprio brevemente con le sue parole, che cosa successe all'inizio degli anni 70 alla Cattolica di Milano? La pregherei d'attore di darmi uno strappo se è fatto come prima. Non riesco a fermarla. Mi ricordo che venne fuori un articolo allora sulla rivista americana in cui dicevo: non mi sento per loro una vittima, per nulla, anche se la Chiesa adottò una procedura giuridica come quella dei tempi di Galileo, ma i rapporti personali con gli esponenti, allora avete a che fare con l'ex Sant'Uffizio, erano cordialissimi i rapporti con padre Pablo, doveva venire Runner, i rapporti, ci fu addirittura, lei ha sentito fare tanti complimenti, dopo mi inorgoglisco e vengo fuori con delle immodestie, però mi ricordo che, probabilmente lei l'ha conosciuto, il professor Nicoletti, era molto apprezzato da Paul Ricoeur. Era uno dei giudici perché si formò una specie di tribunale. Era uno religioso, un uomo religioso, sacerdote. Ecco, sono già pentito di aver cominciato a parlare di questo perché sembra un modesto. Che lasciò la tribunale perché rimase. Sono contro suo, convinto di quello che leggeva che avrebbe dovuto condannare. Nessun vittimismo, nessuno era naturale, cioè se uno fa un discorso in cui inscrive il cristianesimo in quell'atteggiamento nichilistico di cui ho parlato prima quando ho accennato all'omicidio, se uno include il cristianesimo in ciò che dunque possiamo chiamare nichilismo, adesso potrebbe essere un po' più chiaro, nichilismo vuol dire pensare le cose come nulla, l'uomo come nulla, quindi come quella nullità che attira su di sé l'ira omicida. E se uno include il cristianesimo nel nichilismo, è evidente che le istituzioni cristiano-cattoliche abbiano a reagire. Quindi non mi aspettavo nulla di diverso da ciò che è accaduto. Fu un'esperienza culturale di grandissimo interesse.
Padre Fabbro, per esempio, scrisse un libro di eccellente, un grosso libro, sempre piccolo, ma ogni pagina equivale a 4 o 5 pagine dei libri normali. Questo anche agli altri, insomma, con lo stesso Contadini. E quindi cosa devo dire? Fu un'esperienza culturale di grandissimo interesse e propriamente decisi di andare via dalla Cattolica, perché avevo un gruppo di allievi di grande valore. Io avrei potuto conservare lo stipendio senza insegnare, ma loro no, e perché ero professore ordinario. E allora li portai con me a Venezia, quindi non ci fu allontanamento dalla Cattolica, non ci fu nessuna prevaricazione da parte della Chiesa. Ci fu uno scambio culturale, a mio avviso, di grandissimo interesse, anche se poi un certo padre Salman scrisse da Mondadori, forse l'ho visto, quel libro intitolato Contro Severino. È un po' più recente, però Contro Severino. Ecco, però io volevo dire che quando lei scrisse il saggio sul ritorno a Parmenide, lo scrisse sulla rivista di filosofia neoscolastica, che lo presentò Sofia Dandenovigli, che allora era, diciamo così, una delle esponenti del movimento neoscolastico, una esponente di punta, studiosa di Tommaso d'Aquino, studiosa di Anselmo d'Aosta, di Canterbury, cioè di dove sicuramente Anselmo, studiosa della filosofia medievale di primissimo ordine, e studiosa di Husserl, anche d'accordo, ma studiosa, voglio dire, tipicamente di Heidegger. Ecco, Sofia Dandenovigli lo presentò, tra l'altro devo dire di professore che ha fatto, erano talmente infatuati, innamorati di lei, uso questo termine, che addirittura la Sofia Dandenovigli fece una forzatura perché presentò il suo saggio come una parte del contributo alla neoscolastica, ed era tutt'altro, forse era l'opposto, professore, io non vorrei adesso osare. Ecco, ma dico questo, ecco, dico che il professor Severino, poi io l'ho visto anche anni dopo, ci fu un incontro con l'attuale cardinale Radasi, allora era soltanto monsignore, ma poi si sa che i monsignori, cioè, ogni tanto diventano cardinali, in particolare quello, un incontro a Brescia, non riuscirono a trovare neanche un punto di disaccordo, neanche un punto. Io feci da moderatore, sembravo un moderatore disoccupato, andavano d'accordo su tutto, ma che era soltanto l'abbraccio finale. Quindi il suo contrasto con il mondo cattolico è un po' tutto da scoprire. E allora a questo punto, siamo a Mendrisio, è la prima volta, abbiamo un pubblico attentissimo. Io le chiedo, ci dica qualcosa sulla fede e su Dio, come lei vede la fede e come lei vede Dio. Questo però ce lo può dire, professore. La fede c'entra con la volontà, lo dice Tommaso d'Aquino. La definizione tomistico-ecclesiale di fede è che la volontà spinta dalla grazia di Dio fa credere. Allora, credere è un atto di volontà. Voglio che il mondo abbia questo senso. È chiaro che un atto di volontà ha accanto a sé altri atti di volontà, cioè chi vuole che il mondo abbia un senso diverso. E anche qui abbiamo a che fare col fenomeno della violenza, che non riguarda le intenzioni, perché le persone più care umanamente che io ho conosciuto stanno tra i cristiani, tra i cattolici e anche tra i luterani. Quindi non sto facendo un discorso sulle intenzioni dei singoli credenti, ma sulla struttura oggettiva della fede alla quale in buona fede essi aderiscono, o che in buona fede realizzano. Volere che il mondo abbia un certo senso, accanto ad altre volontà che hanno lo stesso diritto
di volere che il mondo abbia quel senso. C'è una definizione neotestamentaria di fede straordinaria. La fede cristiana è una di quelle che ha più coscienza di sé, di quanto non accada nelle altre fedi. Ho trovato qualcosa del genere anche nel libro bello, molto bello, che il dottor Donna ha scritto su Pascal, intorno alle cose di Pascal. La definizione neotestamentaria è, guardiamo se lo ricordo in latino, è fede argumentum non apparentium. E argomento, il testo greco dice elenkos me blepomenon, e l'argomento delle cose che non appaiono, e poi è sostanza, è sostanza delle cose sperate. Penso poco dice così Dante, argomento delle non parventi, argomento delle non parventi. Dante era un grande conoscitore sia del Tomino che del testo sacro. Cosa vuol dire argomento? Vuol dire che la volontà, rispetto a ciò che non è visibile, né blepomeno, è un gentile plurale, che vuol dire appunto non apparenza, cose che non si vedono. In questa logica noi vediamo la sala, ma non vediamo in questo, che cos'è Mendrigio in questo momento, come sono le strade di Mendrigio, è qualcosa che non appare. Ma soprattutto non appare dal punto di vista della fede la divinità di Gesù. E qui la fede cristiana insiste nel dire che non può essere qualcosa che appare. Perché? Ma perché se apparisse sarebbe una verità naturale. E allora anche qui Dante direbbe mestier non era partorir Maria, cioè non ci sarebbe stato bisogno di partorire Maria, la quale ha generato a sua volta quell'uomo che ha rivelato per grazia, quindi senza essere costretto alla verità. Allora, le cose non visibili implicano che il Cristo, ecco, sia un non visibile. Includono il Cristo come non visibile. E la fede che cosa fa? Dice al non visibile: io ti pongo come verità, tu che non ti lasci vedere, sei di fronte a me che voglio che invece tu sia il massimamente indubitabile. La fede non dice tu sei qualcosa di visibile, ma dice tu sei oscuro nella notte del non visibile e io, fede, ti elevo al rango di verità indiscutibile e con mio atto di volontà. E se noi con una qualche pazienza ripercorriamo questo discorso, vediamo che questo discorso grandiosamente interessante e anche grandiosamente tragico, perché dice, è come se dicesse alla notte: tu che non hai la luce del giorno, hai però le qualità delle cose che stanno alla luce del giorno, cioè di essere indiscutibili, non visibili, ma indiscutibili. Anche se sei non visibile, anche se non sei visibile, sei tuttavia indiscutibile. E la violenza qui sta nel sollevare la notte al rango del giorno. La fede ha questo di proprio, ma si va di che questo discorso non vale soltanto per la fede cristiana. Perché dopo tutto, il dottor Donno sa benissimo queste cose, non è che nei miei scritti, ho mosso qualcosa. Si sente, sì.
Non è che nei miei critici ci sia una specie di fissazione di critica cristianesima, no. Anche in questo caso l'oggetto della critica è la fede, e noi siamo nella fede anche quando diciamo siamo qui ad ascoltare qualcosa che sembra filosofia. Siamo nella fede anche quando diciamo io esisto, io sono nato, tra parentesi. Sant'Agostino diceva che non c'è nessuna evidenza del nostro essere nati, e che noi diciamo di essere nati perché ce lo dicono altri di cui ci fidiamo. La fede cristiana è un settore, certo eminente, ma non totalizzante, è un settore dell'immenso ambito della fede in cui noi costantemente ci muoviamo in tutti i momenti della nostra giornata. Nasciamo, l'immortale incomincia la sua vita nel mito, e il mito è fede, passano millenni. Poi comincia il pensiero filosofico, che tenta di non essere mito. E poi viene la dominazione della tecnica e della scienza, dove, come accennavo prima, la scienza ripropone nei propri termini un discorso che appartiene all'essenza della filosofia del nostro tempo, e cioè che non esiste verità assoluta, e quindi la scienza, dicendo questo, è come se dicesse io sono un mito. È chiaro che tra il mito delle popolazioni oceaniche o dello stesso cristianesimo e il mito in cui consiste la scienza c'è una differenza radicale. Con quel mito non si trasforma il mondo, col mito della scienza si trasforma il mondo. Però è mito nel senso che sia l'atteggiamento mitico in senso proprio, sia l'atteggiamento scientifico, sono fedi, cioè sono volontà di assumere come indiscutibile ciò che invece è discutibile. Discorso sulla fede ci porterebbe lontano, ma dottor Dono ha la pazienza di aver ascoltato fin qui, quindi non posso abusare nel troppo. Anche loro, cioè direi che stanno tutti molto attenti, vari che non perdono una parola, professore. Però lei adesso ha accennato il discorso della tecnica, e qui in molti ricordano anche le sue chiare analisi di quello che significa la tecnica nel mondo d'oggi e cosa la filosofia ovviamente può fare, può dire e può mettere in evidenza di questo rapporto tra il mondo e la tecnica. Cioè quello che sta accadendo, io lo userei un po' come domanda finale, cosa può fare la filosofia oggi, cosa sta facendo la tecnica oggi? Mettiamola così, lasciando a lei lo sguardo per condurci un po' in questi ambiti che lei tra l'altro ha studiato. Uno dei suoi libri che molto molto belli, tra l'altro antichi perché uscì da Rusconi, poi venne ripubblicato, sempre mi pare dalla stessa Rusconi, poi ovviamente è finito nel catalogo Adelphi, penso, è Tecne, le radici della violenza. Cioè perché nella tecnica ci sono le radici della violenza? È una delle tante domande a cui le opere di Severino hanno risposto. Adesso facciamo un passo indietro. La tecnica, la filosofia, oggi. C'è qualcuno che dice che la situazione non solo italiana ma europea, per esempio il vertice Sarkozy-Merkel, è una conferma, anche qui con Tassuna, una conferma di quella diagnosi che avevo fatto in Declino del capitalismo ancora nel 93, nel 1993. Risale anche prima, potrei dire è qualche decennio che cerco di indicare la necessità del declino del capitalismo, ma insieme alla necessità del declino di tutte le grandi forze che sono uscite vincenti dallo scontro col socialismo reale. E le forze che sono uscite vincenti da questo scontro sono innanzitutto il capitalismo, la democrazia,
il cristianesimo. C'era la tesi per la quale Giovanni Papa Ventina fosse stato uno dei responsabili maggiori della crisi del comunismo all'est. Capitalismo, democrazia, cristianesimo, Islam. Oggi si è aggiunta anche l'economia cinese, questa strana simbiosi tra capitalismo e comunismo. Una parentesi, qualcuno potrebbe dire, ma tutto questo cosa c'entra con quanto abbiamo detto fin qui? Sì, c'entra, perché sullo sfondo, sul quale non so se vi ricorderò di ritornare, sullo sfondo c'è questo concetto che ci crediamo tanto più potenti quanto più trasformiamo il mondo. Ma per trasformare, siamo convinti che la trasformazione è tanto maggiore quanto più ci allontaniamo dallo stato in cui ci troviamo. Perché potenza uguale trasformazione del mondo. Tanto maggiore è la trasformazione quanto più distante è il punto di partenza dal punto di arrivo dell'agire. Se io lascio il mondo perso poco con me, sono poco potente. Se lo allontano al massimo o il più possibile dal com'è, sono estremamente più potente. C'è un limite a questo allontanamento? Sì. Qual è il limite invalicabile? Quello per il quale allontano dal nulla le cose che incominciano ad essere. E allontano dall'essere le cose che diventano nulla. Questa è la potenza estrema. Se io cambio il colore di un oggetto, è una potenza relativa. E se io cambio la sistemazione dei mobili di una stanza, è una trasformazione, una potenza relativa. Tanto più incido nella sostanza, in ciò che Aristotele aveva chiamato un mutamento sostanziale, tanto più incido nella sostanza della cosa, tanto più la rendo diversa da come è, tanto più sono potente. Ripeto, renderla massimamente diversa da come è significa spingerla nel nulla, cioè nell'assolutamente altro da qualsiasi modo di essere, e viceversa. Si è massimamente potenti quando si è in grado, una parola usata come abbiamo visto prima, e dalla religione, e dalla filosofia, e dalla scienza, quando si è in grado di creare. Questa è la parola, una delle parole chiave della nostra civiltà e del nostro agire quotidiano. Quando diciamo tu sei creatore, crediamo di fare un grande complimento. Ma esprimiamo appunto questa situazione per cui tu sei capace di portare fuori dal nulla, sei capace di portare fuori dal nulla e sei capace di riportare nel nulla. Ebbene, per chiudere questa parentesi, preambolo, ma di mezzo po' lunga, la tecnica è quella che oggi spinge al massimo questa capacità creatrice, creativa distruttiva. E dico questo non dimenticando quella formidabile definizione del capitalismo data da Joseph Schumpeter, per la quale il capitalismo è distruzione creatrice, cioè è distruzione dei precedenti assetti di produzione della ricchezza e creatore di nuovi assetti di produzione, e quindi, direbbe Marx, di nuovi rapporti di produzione. Quindi, parlando della tecnica, non è che votiamo a pagina e ci mettiamo a parlare di un altro argomento, quindi sono grato
l'amico Torno di avere così opportunamente a questo momento introdotto il tema della tecnica. Avevo incominciato a esordire prima di questa parentesi dicendo che qualcuno, volta sua, mi dice: ecco quello che oggi accade in Europa, vedi il governo economico progettato da prima, durante l'estate, da Merkel, Sarkozy. Oggi sembra che anche l'Italia si stia aggiungendo a questo binomio, a questa diarchia. E c'è qualcuno che, credendo di fare un complimento, e dice: ecco il governo tecnico, per esempio in Italia di Monti, che giustifica la tesi che vado sostenendo, ahimè, appunto, direi da 30-40 anni, la tesi che la tecnica è destinata a dominare le forze che abbiamo prima elencato, che fino adesso si servono di essa come mezzo. Ecco, a questo punto, se posso avere un momentino di spazio, vorrei chiarirlo, anche con l'intento di dire che tra l'altro questo discorso non ha nulla a che vedere con il cosiddetto governo tecnico oggi esistente in Italia o in Europa o a livello europeo. Abbiamo detto capitalismo, democrazia, cristianesimo, Islam si servono della tecnica, anche quel librido cinese di produzione della ricchezza. Si servono della tecnica. E quello che, ecco, alcuni amici economisti, ho avuto la fortuna che mi dessero ragione, ma credo che in sede economica si capisca poco questo concetto, che cioè quando un'azione cambia scopo, diventa diversa. Faccio qualche esempio, o almeno un esempio. Ecco, l'esempio sessuale, l'accoppiamento sessuale. E può avere come scopo il semplice godimento di uno o di entrambi i partner. Può avere come scopo, secondo la concezione ecclesiale, la procreazione. Quindi e il godimento sessuale e la progressione. Un osservatore superficiale, e guardando, e facendo la figura del guardone, ma comunque guardando i due tipi di accoppiamento, un osservatore superficiale potrebbe dire: boh, insomma, accade lo stesso nell'uno e nell'altro caso. L'azione non è cambiata, eppure è profondamente cambiata, perché lo scopo regola, guida, determina il modo in cui un'azione si istituisce. Facciamo un altro esempio. Se vivo rovesciamo, se mangio per vivere, compio una certa azione. Se vivo per mangiare, compio la stessa azione. Uno potrebbe dire: in entrambi i casi c'è il vivere e c'è il mangiare. No. Altro è il mangiare, che è mezzo per vivere. Altro è il mangiare, che è scopo del vivere. Quindi abbiamo a che fare con quattro termini. Il mangiare, che è mezzo, il vivere, che è scopo, il mangiare, che è scopo, il vivere, che è mezzo. Quindi la tesi che intendo sostenere è: se si cambia lo scopo di un'azione, l'azione non è più la stessa. Il capitalismo è una grande struttura pratica, è una grande agire il capitalismo. Quindi intendo stabilire un'analogia tra l'esempio sessuale, l'esempio del mangiare e vivere e l'esempio del capitalismo.
vedremo, ha uno scopo. E lo scopo, nonostante tutto quello che si dice per esempio in sede di scuola marginalistica, o che si è detto in sede di scuola marginalistica, lo scopo del capitalismo non è quello di essere un'opera pia, è quello di incrementare indefinitamente il profitto privato. E se sta in piedi quello che avevo detto prima a proposito del rapporto mezzo-fine, se sta in piedi, e allora il cambiamento dello scopo provoca un cambiamento dell'agire. Se si assegna al capitalismo uno scopo diverso da quello dell'incremento indefinito del profitto, se si fa questo, si dice al capitalismo, togliti il mezzo e va all'altro mondo. Tra parentesi. L'opinione pubblica dà a intendere che queste forze che ho elencato, siano in armonia, ma tutt'altro il discorso, c'è una conflittualità estrema tra capitalismo e democrazia. Tra democrazia e chiesa cattolica, tra chiesa cattolica e protestante e capitalismo. Quando la chiesa dice al capitalismo, tu sei in un'enciclica, è stato detto, mi pare, centesimo Salmos. Il capitalismo è un sistema di produzione della ricchezza migliore dell'economia pianificata. Cioè di tipo sovietico. Però, così parla la Chiesa, se il capitalismo assume come scopo il profitto privato e non il bene comune, allora è deviante. Quindi la Chiesa dice al capitalismo tu devi assumere come scopo, no, il profitto deve essere un mezzo per realizzare il bene comune. Ma in questo modo la Chiesa insieme gli altri confliggenti, in questo modo la Chiesa dice al capitalismo tu devi avere uno scopo diverso da quello che ti definisce, cioè tu devi andare all'altro mondo. Se è vero che un'azione quando cambia, quando ne cambia lo scopo, diventa essa stessa diversa. Ebbene, questo discorso riguarda in particolar modo la tecnica. Lo enuncio, anche se è la cosa più importante, ma ormai abbiamo parlato troppo, in modo schematico, e quindi chiedendo scusa dell'insufficienza degli elementi che apporto in questa chiarificazione. Tutti questi confliggenti, democrazia, capitalismo, eccetera, tra loro confliggenti, si servono della tecnica. Cos'è la tecnica? Ma la tecnica comincia da che l'uomo esiste, però la tecnica di cui parlo adesso è la tecnica guidata dalla scienza moderna. E si servono, cioè, di uno strumento che oggi, di fatto, oggi, si presenta come il più potente rispetto ad ogni altro strumento. E l'uomo ha sperimentato diversi strumenti, perché vuole sopravvivere, vuole stare il più lontano possibile dalla morte e dal dolore. Ne ha sperimentati moltissimi gli strumenti, cioè quel formidabile passo del Vangelo dove dice Gesù: se tu crederai che questo monte si tolga di lì e si getti nel mare, se tu dirai che questo monte gettati nel mare e non avrai dubbi nel tuo cuore, cioè sarai un vero credente, il monte si solleverà e si getterà nel mare. Ma chi oggi crede più questo che la fede sollevi le montagne? All'ingrosso, la gente anche nel pur sacro Oriente, la gente crede sempre di più che se vogliamo muovere le montagne dobbiamo rivolgerci alla tecnica guidata dalla scienza moderna. Allora si presenta la tecnica come il super strumento insostituibile.
Di fatto in giro non c'è nulla in circolazione. Se domani dovesse accadere che pregando si muovono le montagne più di quanto si muovono in seguito all'intervento della tecnica, beh, la vera tecnica sarebbe il pregare, sarebbe l'orazione, ma oggi la tecnica non ha accanto a sé, anche nel consenso dell'opinione pubblica, non ha accanto a sé alcun rivale. Allora tutte queste forze confliggenti, democrazia, capitalismo, eccetera, si servono dello strumento insostituibile. La, chiamiamola così, insomma, la dialettica che allora si instaura è questa. Siccome sono confliggenti queste forze, questo significa che hanno uno scopo diverso in ognuna che si intendono realizzare. Il capitalismo vuole realizzare un mondo capitalistico, che non è il mondo democratico, perché il capitalismo vuole che la democrazia non si intrometta nell'accumulazione del profitto. E a sua volta la democrazia non vuole che il capitalismo divenga, che il profitto divenga lo scopo dell'intera società. Allora che cosa accade? Che siccome sono confliggenti, ognuna di esse è interessata a potenziare sempre di più lo strumento, quella frazione dell'apparato scientifico-tecnologico di cui dispone. Se noi due combattiamo, ognuno di noi ha uno scopo, il mio è diverso dal tuo, ma se io voglio prevalere su di te, bisogna che rafforzi sempre di più lo strumento di cui mi servo per realizzare il mio scopo invece del tuo. E accade così allora che lo scopo, l'area dello scopo che definisce il capitalismo, venga a includere questo coefficiente che è il potenziamento della tecnica. Allora lo scopo non è più soltanto l'incremento indefinito del profitto, ma è l'incremento indefinito del profitto più il crescente, la crescente tutela del potenziamento della tecnica. Cioè l'area dello scopo si riempie sempre di più della esigenza di potenziare lo strumento. Ma se la lotta tra noi due continua, è chiaro che ognuno di noi due, e poi il discorso va esteso anche ad eventuali altri confliggenti, se il conflitto, e poiché il conflitto continua, è chiaro che a un certo momento lo scopo non è più quello che definisce il capitalismo, ma è la prevalenza dell'incremento della potenza e il prevalere di questo incremento rispetto all'incremento del profitto privato. Cioè lo scopo diventa non più l'incremento del profitto privato, ma diventa l'incremento indefinito della potenza a disposizione dell'uomo. L'amico Torno mi ha chiesto, ha introdotto anche la parola filosofia in questo, questa sua ultima domanda. Ma la filosofia è la scacchiera in cui è cresciuta l'intera civiltà occidentale. Oggi il pianeta è Occidente, l'Occidente, questa scacchiera è diventata Occidente. Quando si dice scacchiera vuol dire la filosofia ha preparato, ecco, la base di tutti i giochi che poi sarebbero stati fatti. È chiaro che il gioco, il singolo gioco non è previsto dalla scacchiera, però ogni gioco deve rispettare la struttura della scacchiera. Parentesi, si pensa che cosa sarebbe il cristianesimo senza la definizione di creazione, dove la creatura è eccetto di una della creatio ex nihilo. La creatura è creata dal nulla.
nulla, noi oggi ne parliamo così, alla svelta, ma è stata la filosofia a inscriverlo come casella della scacchiera. Quindi la filosofia, purtroppo, è stata troppo utile, perché è stata la base di ogni gioco che per essere sempre più potente è quello che sempre più ha creato e distrutto. Ma la filosofia ha anche operato questo passaggio che introduciamo qui per la prima volta, ma insomma di scompensi ne abbiamo incontrati parecchi in questa chiacchierata. La tradizione filosofica dell'Occidente è tramontata, e come per esempio in matematica si dice che il campo matematico di cui l'amico Tom è sommamente esperto, perché anche la laureato in matematica, che le proposizioni della matematica, che gli assiomi di un sistema matematico, questa è una delle conseguenze del teorema di Gödel, sono tali per cui la matematica può sbattere contro una contraddizione da un momento all'altro. No. È possibile che la matematica incappi in una contraddizione. Ebbene, questo che in campo scientifico, questo è un esempio tra i molti, in campo filosofico è quel fenomeno primario che Nietzsche ha chiamato morte di Dio. Dio è morto, dicendo che Dio è morto vuol dire non c'è più una verità definitiva, non c'è più un centro del mondo, non c'è più un Dio, non ci sono più quegli dei che credono nella società di essere punti fermi. Ora, se così stanno le cose, la filosofia del nostro tempo, bene, il sottosuolo della filosofia del nostro tempo, interviene per la seconda volta, presentandosi per la seconda volta come utile. E cioè, se non ci sono più dei, il capitalismo è un Dio, se non ci sono più dei, allora la capacità di trasformare il mondo non ha limiti. E allora la filosofia del nostro tempo, la quale ci è consentito di dirlo, dato qualche mano, ma con l'intento di, no, non nel senso di contributo, ma nel senso di mostrarne la forza, ma andando oltre. La filosofia del nostro tempo autorizza la tecnica ad andare avanti senza nessuna remora. Perché uno scienziato, poniamo credente in laboratorio, si spingerà con i suoi esperimenti fino a un certo punto. Dopodiché si arresterà quando le proprie convinzioni ideologico-religiose gli diranno no, non puoi andare oltre. Ma se c'è una voce perentoria, la quale dice non esiste alcun limite, e Dio è il limite supremo, noi non, il credente non si propone di trasformare Dio. Se c'è una voce perentoria che dice non c'è alcun limite, non c'è alcun Dio, e allora questa voce perentoria della filosofia diventa la condizione della potenza della tecnica. Perché se un uomo ha le gambe e non sa di averle, non corre. Occorre che uno gli dica guarda che hai le gambe, allora può correre. La filosofia del nostro tempo dice alla tecnica guarda che tu hai le gambe, e questo vuol dire e guarda che davanti a te non hai alcun limite, puoi oltrepassare ogni limite di fatto. E questo vuol dire che allora non soltanto la tecnica diventa, come dicevamo prima, rispetto alle forze che credono di servirsi di essa, non soltanto diventa dominante, ma viene autorizzata nella sua dominazione dal pensiero filosofico. Ecco, noi qui abbiamo parlato dell'esito della storia dell'Occidente, ma è l'esito appunto di quel modo di pensare che continua a perpetuare la nullità delle cose. La tecnica è estremamente creativa
perché eredita dal vecchio Dio la caratteristica della fede nella nullità delle cose create e distrutte. Soprattutto la tecnica è produzione distruttiva, è distruzione creatrice. A questo punto il discorso si ferma, ma si ferma là dove incomincia ciò che è decisivo, cioè dove si dovrebbe cominciare a vedere da vicino la necessità di ciò che all'inizio di questa mia chiacchierata ho chiamato eternità di tutte le cose. Grazie. Avere l'alto e il basso, i dubbi,
che hanno coloro che qui a questo mondo credono. E che cos'è allora quella non fede che nella concezione paradisiaca mette l'uomo di fronte a Dio? I greci la chiamano con una parola spettacolosa, episteme. Se loro vanno a vedere solo qualcosa cosa vuol dire episteme, dice episteme uguale scienza, e non si capisce nulla in questo modo traducendo episteme con scienza. E episteme è una parola ultra calibrata. Epistema in greco è la prua della nave che fende le onde e consente la navigazione. Ma a parte questa metafora, che possiamo anche lasciare da parte, episteme è costruita da queste due, da questi due elementi semantici. Epi, steme. Epi vuol dire sopra. Stene è una sostantivizzazione del verbo isteni o istamai, che vuol dire sto. È la stessa radice dell'italiano stare. Il tedesco dice stehe, stehe, stare, stato. Allora, è lo stare che sta sopra che cosa? I turbini del mondo che vorrebbero destabilizzare lo stante, che vorrebbero abbatterlo. I greci inventano questo significato, che è una cosa ancora più importante che non puoi sapere. Ma allora che cos'è ciò che sta? E innanzitutto bisogna avere un'idea che non era mai stata, non era mai venuta alla luce prima dei greci: lo stare, lo stare. Solo che i greci poi uniscono lo stare alla fede nel divenire, e allora lo stare è destinato al fallimento. La logica a cui mi riferisco, infatti ho detto una parola che va messa molto tra virgolette, perché chiedo scusa di questa pedanteria linguistica, ma logica viene da logos, e logos viene da legein, e si traduce legein, parola greca antica, con dire, però ha un significato molto più originario. Legein vuol dire proprio raccogliere, di chi va nel bosco e raccoglie i rami, le foglie o quant'altro, che di per sé sarebbero, se ne andrebbero per conto loro, invece vengono raccolte e dominate in una unità. Allora già nella parola logos è contenuto quel divenire contro il quale abbiamo in qualche modo rivolto, contro il quale abbiamo in qualche modo rivolto il discorso, non nel senso che il mondo non vari, ma nel senso che se dovessimo dire che cos'è la variazione del mondo, la variazione è il comparire e lo scomparire degli eterni, chiuso nella parentesi. Per questo dicevo, è una parentesi che è più importante di ciò che sta fuori dalla parentesi, ma però anche capire cosa significa logos, logica, di primaria importanza. Quindi non il logos inteso come, e poi vorrà dire parola, perché la parola raccoglie, in una parola, diceva Hegel, si raccolgono infinite cose, dico casa, ma ho raccolto tutte le case di questo mondo che di per sé, lasciate a se stesse, avrebbero sorti diverse da quelle che hanno quando sono chiuse nella parola casa. Il logos, molto tra virgolette, a cui accenno, usa una metafora di cui lei ha tutto il diritto di restare, rispetto alla quale ha tutto il diritto di restare insoddisfatta.
Ci pensa un bersaglio, tale che ogni freccia rivolta contro di esso sia un trafiggersi, anzi il bersaglio, ogni freccia rivolta contro di esso si trafigge. Non diremo forse che il bersaglio è il non colpibile, è l'assolutamente innegabile? Ecco, è in questa direzione che parlo di una logica che abbia le caratteristiche di questo bersaglio. Lei ha tutto il diritto di dirmi, ma facci vedere perché quello che tu dici ha le caratteristiche di questo bersaglio. A questo punto io devo rinviare ai miei scritti. Molto bene. Allora, un'altra domanda, avete visto che stiamo ascoltando da quasi 2 ore il professore e penso che ce ne sia un'altra piccola domanda, eccola, può venire, quindi grazie. Volevo chiedere quali sono secondo lei i rischi e le vulnerabilità della nostra società di oggi? Quali sono? I rischi e le vulnerabilità di tutti i deboli, diciamo, del vostro tempo. E se la creazione può servire, diciamo così, per andare avanti. I rischi sono quelli che ho indicato dicendo che assistiamo a una crisi enormemente più profonda che non quella semplicemente economica. Sono le crisi per cui tutto il vecchio mondo sta andando a gambe all'aria. Ha incominciato tutto il pensiero moderno e poi la scienza a rovesciarsi. Si pensi, visto che siamo in una sede museale, a che cosa è accaduto l'arte. L'arte tradizionale persegue la bellezza dove la bellezza è intesa come il manifestarsi di ciò che è immutabile, di ciò che è eterno, ma nel significato della tradizione, che è del tutto diverso dall'eterno che qui viene messo innanzi, perché nella tradizione c'è un Dio eterno che è il padrone del divenire. In ciò che qui viene insinuato quando si parla di eterno, non c'è il padrone e il servo. Il padrone eterno che tiene per sé l'eternità e che per usare ancora un momento il Vecchio Testamento è invidioso, perché quando Dio caccia Adamo dal paradiso terrestre mette un cherubino a guardia dell'albero della vita e dice queste parole terribili, formidabili e terribili. Dice al cherubino: mettiti a guardia dell'albero affinché costui Adamo, dopo aver guardato dell'albero del bene e del male, non abbia mangiare dell'albero della vita e vivere in eterno. Quindi questo vecchio Dio, Yahweh, è il padrone che dice al servo, che dice io sono colui che monopolizza l'eternità. Sotto c'è il mondo caduco, finito, storico, temporale. Se c'è questa differenza radicale, allora stavamo dicendo a proposito dell'arte, la bellezza è lo splendore di questo eterno alienato, non so se mi spiego dicendo alienato, cioè l'eterno che è il padrone rispetto al divenire. E l'arte tradizionale, perseguendo la bellezza, la concepisce come l'immutabile a cui l'artista deve adeguarsi. Cioè esistono dei modelli eterni ai quali l'artista deve adeguare il proprio agire.
Ma una volta che l'Eterno non c'è più, una volta che Dio è morto, allora questo si ripercuote in ogni campo dell'agire umano, anche nel campo artistico. Perché che cos'è l'arte informale? La musica atonale, la letteratura del frammento, se non l'abolizione dell'Eterno e l'affermazione che l'artista deve creare e non adeguarsi a un modello, deve lui istituire un mondo. Quindi, dicevo, la crisi che stiamo vivendo, potrei esemplificare cose che guardate con la politica, con l'economia, con la filosofia, l'abbiamo in qualche modo accennato, con la scienza. Quindi stiamo vivendo questa crisi profonda in cui tutta la tradizione è messa in questione. Lei mi dice quali sono i pericoli, e i pericoli sono quelli che derivano da un cambiamento così radicale, lo vediamo anche per strada, il comportamento della gioventù, la perdita dei valori tradizionali in campo etico, sessuale, familiare. Stiamo vivendo altro che crisi economica, qualche cosa che coinvolge l'intera storia dell'Occidente. Questi sono i pericoli che derivano da questo contesto più ampio.